Solitamente ci sono due scenari quando si decide di cambiare, o come dire, aggiornare, no, il proprio PC. Il primo scenario è quello in cui si decide di cambiare un hard disk, una scheda grafica, un processore. E il secondo scenario è quello in cui invece si decide di cambiare tutto, no, compresa la scheda madre. E solitamente in passato accadeva che quando tu volevi cambiare tutto, praticamente la reinstallazione del sistema operativo di Windows in questo caso era d'obbligo, perché io ci provavo ogni tanto a far partire il vecchio sistema operativo, pieno di errori, i driver della scheda madre, insomma, era un gran casino ed era sempre consigliato a ripartire da zero. Al contrario, quando si cambia un singolo componente, come un hard disk, come una scheda grafica, come un processore, questa necessità, come dire, non era particolarmente accesa, no? Cioè non c'erano gravi problemi in termini di compatibilità o di prestazioni. Ma le cose sono cambiate, non per tutti i componenti, ma per quanto riguarda le CPU. Anche se praticamente si cambia con una CPU che è ugualmente, come dire, compatibile con l'attuale scheda madre, l'attuale socket. Perché vi stiamo dicendo questa cosa? È perché effettivamente la quantità di prestazioni che potreste perdere in quel caso è elevata. Qua con me c'è Marco, adesso raccontiamo un po' la nostra esperienza, no, sotto questo punto di vista, perché negli ultimi test che abbiamo fatto dei nuovi processori Ryzen, dei nuovi processori Intel, chiaramente ci siamo imbattuti in questo ulteriore problema che viene fuori quando si fa i test di un nuovo processore. Dico nuovo e dico ulteriore, soprattutto perché sapete, se si reinstalla completamente Windows, poi tocca rifare anche tutti i test di altri prodotti già fatti, magari anche fatti un mese prima, magari fatti una settimana prima, e ciò chiaramente comporta un maggior lavoro. Ma questa non è una cosa che interessa a voi interessa ottenere al massimo dal nuovo processore e dalla nuova configurazione. Iniziamo raccontandovi dei processori Intel, gli ultimi Core Ultra 200 appena usciti, fondamentalmente. C'era una nuova scheda madre, quindi si poteva pensare di dover installare Windows perché c'era proprio un cambio di piattaforma. Nonostante questo, abbiamo voluto fare dei test prendendo l'SSD della nostra piattaforma di 14ª generazione, quindi dove c'era il Core i9 14900K, trasferendolo sulla nuova piattaforma. Questo perché, pensando a un utente che magari ha un computer un po' vecchio, l'anno scorso ha cambiato scheda video, adesso vuole aggiornare anche il processore per poter tirare fuori le massime prestazioni. Magari questo utente non sta a reinstallare Windows, riscaricare tutti i giochi, tutti i programmi, giga e giga e giga di dati fondamentalmente, ma vuole prendere il suo SSD e riutilizzarlo. Soprattutto perché dalle ultime versioni di Windows, da Windows 10 a Windows 11 ovviamente, questo cambio di SSD, mettendo l'SSD come dire, come vecchio sistema sulle nuove piattaforme, non è severo come succedeva in passato, no, diversi anni fa. Addirittura se parliamo ai tempi di Windows 7 o qualche versione aggiuntiva, proprio non partiva il sistema o dava un sacco di errori, mentre Windows 10 e Windows 11 è diventato molto più permissivo sotto questo punto di vista e quantomeno io conosco molta gente che questo passaggio lo fa senza appunto voler reinstallare tutto da zero. Adesso abbiamo scoperto che non è più così, o quantomeno non lo è con i prodotti più recenti. Quello che è successo è che Windows si è avviato senza particolari problemi. Noi abbiamo installato tutti i nuovi driver della scheda madre, tutto il necessario per far funzionare a dovere i Core Ultra, e abbiamo notato uno scenario un po' particolare. In multicore non c'è stato alcun problema di prestazioni, fondamentalmente. Invece in single core, in tutti i carichi misti, come test, vi prendo ad esempio PCMark, quindi quelle cose che fanno un po' di multicore, un po' di single core, insomma, a seconda di quello che stanno testando, ci sono stati dei cali di prestazione anche abbastanza importanti. Abbiamo visto, per darvi un'idea, anche un meno 20% rispetto alle prestazioni che si ottengono con una nuova installazione di Windows. E quindi diventa obbligatorio, fondamentalmente, per poter sfruttare al massimo il nuovo processore, installare Windows da zero e quindi dover riscaricare tutti i propri dati, tutti i propri programmi, a meno che ovviamente non li si abbia già su un secondo SSD all'interno del sistema, perché in quel caso ovviamente basterà reinstallare Windows, riscaricare ad esempio Steam e poi dire a Steam dove si trovano i giochi. Con AMD la situazione è più o meno la stessa. Con il vecchio socket, quando c'era M4, noi abbiamo
più volte riutilizzato magari lo stesso SSD cambiando generazione di processore senza mai avere problemi di prestazioni. Con M5 invece ci siamo accorti di alcuni problemi con differenti versioni della stessa famiglia di processori, quindi non passando dai 7000 ai 9000, ma anche passando per esempio dal 9600X al 9950X, dove o uno o l'altro processore avevano dei problemi casuali, potremmo dire, in realtà la spiegazione c'è, ma alcune prestazioni tornavano, altre no, e i problemi erano soprattutto per la maggior parte nei giochi. Quindi vedete, è un comportamento un po' casuale, un po' strano se vogliamo, soprattutto perché nell'universo AMD alla fine stiamo cambiando proprio magari processori della stessa famiglia, della stessa generazione, no? Quindi viene veramente poco sensato dire, caspita, devo reinstallare tutto cambiando addirittura all'interno della stessa generazione. Cambio la scheda madre, va bene, ma addirittura all'interno della stessa generazione, decisamente strano. Beh, abbiamo approfondito chiaramente un po' l'argomento e queste sono, secondo noi, le motivazioni principali di questi comportamenti strani, chiamiamoli così. Con i processori AMD abbiamo scoperto che alla fine quello che conta è quanti CCD ha il processore. Ryzen 5 e Ryzen 7 ne hanno uno, fondamentalmente, quindi funzionano, ma se voi installate Windows con nella scheda madre, nel PC, un Ryzen 5 o Ryzen 7, quando poi passerete a un Ryzen 9, per esempio, che ha due CCD, inizierete ad avere problemi e in alcuni casi basta reinstallare da zero i driver del chipset AMD, di modo che le varie applicazioni vengano assegnate al CCD corretto. Al contrario, però, non sempre questo basta, quindi ci sono stati dei casi in cui abbiamo dovuto addirittura reinstallare Windows e il problema si nota soprattutto nei giochi con i processori che hanno la 3D V-Cache, perché prendiamo per esempio il 7800X3D. Se il sistema, se Windows riesce ad assegnare il gioco al CCD giusto con la 3D V-Cache, allora il gioco performa molto molto bene, perché appunto la 3D V-Cache fa performare i giochi molto bene. Al contrario, invece, se questo non accade, abbiamo le prestazioni che avremmo con lo stesso processore senza la 3D V-Cache, quindi andiamo a perdere fondamentalmente tutto quello che è il vantaggio principale del prodotto. Con Intel invece la situazione è ovviamente molto più fresca, molto più nuova, quindi stiamo ancora indagando. L'ipotesi è che sia qualcosa legato al nuovo thread director dei processori Core Ultra, per cui Windows non riesce bene, se arriva da un'installazione precedente, a gestire correttamente a quali core assegnare i vari carichi di lavoro sui P-Core, sugli Core, mentre non ha il problema se viene installato direttamente su una piattaforma Arrow Lake. Ovviamente però, essendo un problema così recente, stiamo ancora indagando, quindi questa è un'ipotesi, non abbiamo una risposta definitiva. Fateci sapere se magari anche voi, no, avete comprato un nuovo processore Ryzen, siete incappati in questo problema o magari no, perché c'è sempre, come dire, quella variabile impazzita che potrebbe cambiare da situazione a situazione. In ogni caso, il nostro suggerimento per ovviare chiaramente a questi problemi è: organizzate i vostri file in maniera tale che magari poi reinstallare un nuovo sistema operativo non diventa così dispendioso in termini di tempo, nel senso che poi dovete riscaricare tutto. In questa maniera sarete sicuri al 100% che non starete perdendo delle prestazioni, perché un 20% di prestazioni in meno non è poco e magari non ve ne state accorgendo. Lasciate i vostri commenti qui sotto e anche un mi piace, e vi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un altro video. Ciao ciao.